esisteva sicuramente questo, come si può dire, lo spirito di appartenenza all'azienda, perché era sicuramente uno degli obiettivi, quello di poter negli anni 70 essere assunti dall'AMG, azienda municipalizzata gas e acqua, non solo perché dal punto di vista economico, gli stipendi, la remunerazione era interessante se confrontata con altre attività, ma anche perché era un'azienda solida. Non dobbiamo dimenticare che è sempre stata una di quelle aziende che ha alimentato le casse comunali, quindi tutti gli anni l'azienda del gas e acqua in qualche maniera distribuiva come all'unico azionista dell'azienda delle cifre interessanti, e pertanto veniva vista ed era sicuramente una grossa garanzia, un po' come entrare in una banca degli anni 80, non le banche di adesso. Ecco. Sicuramente c'era un orgoglio a lavorare in azienda anche quando si ci trovava in ambito cittadino, quindi nelle strade o anche presso le utenze che servivamo, perché comunque i tecnici dell'azienda, gli operai, sono sempre stati visti come dei soggetti con una competenza, una professionalità di livello molto elevato, no? Questo lo dimostra anche il rapporto che l'azienda ha sempre avuto, per esempio, con un ente che della sicurezza fa il suo cavallo di battaglia, i Vigili del Fuoco. La nostra azienda ha sempre avuto un rapporto di collaborazione con i Vigili del Fuoco molto importanti. Quest'area nella quale ci troviamo nasce negli anni, fine anni 70, e è stata una delle prime, se non la prima in Italia ad essere realizzata. Viene addirittura citata in qualche documento nazionale e l'abbiamo utilizzata molte volte per fare delle esercitazioni, delle sperimentazioni, anche in collaborazione con i Vigili del Fuoco, soprattutto per quanto riguarda le lavorazioni in sicurezza nel mondo del gas. Sappiamo che il gas è un combustibile definito combustibile pericoloso, anche se poi in realtà nell'utilizzo corretto questo non lo è assolutamente, ma su certe lavorazioni le precauzioni devono essere massime, e in quest'area abbiamo sempre fatto attività di collaborazione con, per esempio, i Vigili del Fuoco. Una situazione nella quale ci siamo trovati un venerdì ad aprire il gas. Io allora ero responsabile delle attività che si svolgevano presso la clientela, quindi lavori presso l'utenza. E ricordo, parlo di 25 anni fa circa, un venerdì un operaio è stato mandato dall'assistente a fare delle aperture di contatori e si è trovato vicino a mezzogiorno del venerdì ad aprire il gas ad una famiglia che era in condizioni proprio disagiate, catastrofiche. E il tubo del gas che collegava la cucina ai fornelli, al rubinetto, era scaduto e quindi lui non avrebbe dovuto aprire il gas. C'era una persona molto anziana, un ragazzino handicappato, ha chiesto che mi telefono e dice: guarda, c'è una situazione molto particolare, cosa facciamo? E io sono andato dal mio dirigente, gli ho detto: ingegnere, guardi, qua c'è una situazione di questo tipo, e lui mi ha detto: paghiamo noi il tubo di gomma, lo sostituiamo, perché tenga presente che era inverno, faceva freddo, eravamo vicini a Natale, probabilmente per quella famiglia non sarà stato un gran Natale, ma almeno il gas gliel'abbiamo dato. E allora l'azienda pagò qualche migliaio di lire di questo tubo di gomma, ma credo che abbiamo fatto una cosa corretta. Ecco.